Ragazzi, ho appena visto questo video e prima di farvelo iniziare è un nuovo formato su questo canale e voglio essere sicuro, quindi heads up, parleremo di alcuni personaggi pubblici. Non lo faccio per dissare o parlare male di loro, ma piuttosto cosa possiamo imparare da questi personaggi. Infatti, se restate fino alla fine del video, parlo anche del perché ne ho parlato e di quali sono i practical takeaways. Ve lo volevo solo dire, enjoy the video. Isaiah Miranda. In Italia non penso che nessuno abbia già parlato di lui, ma è un fitness influencer americano. È successo tutto un casino e volevo un attimino raccontarvelo e anche prendere qualche chicca pratica che possiamo applicare noi stessi nel nostro allenamento e anche quando paragoniamo noi stessi ad altre persone. Se ancora non sei iscritto al canale, basta che clicchi il pulsante qui sotto e iniziamo subito. Isaiah Miranda. Praticamente ho iniziato a seguirlo, penso, intorno a un paio di anni fa. Mi era apparso su Instagram soprattutto e aveva veramente un gran fisico, un'ottima definizione, probabilmente una massa grassa sotto il 10%, magari intorno al 7-8%, metto una foto in questo momento sullo schermo. E però, dato che non aveva questi volumi muscolari incredibili, devo ammetterlo che anche io, che di solito faccio molta attenzione a queste cose e mi reputo abbastanza decente a capire se un fisico è naturale oppure no, e con lui pensavo veramente che fosse un atleta naturale, principalmente perché era un ragazzo, quindi dicevo vabbè, i suoi livelli di testosterone saranno a posto. Si allena tanto ed effettivamente è un ragazzo che si allenava tantissimo. Al tempo, quando avevo iniziato a seguirlo, letteralmente postava i suoi allenamenti, si allenava praticamente ogni giorno con i pesi e in più faceva almeno qualche tipo di cardio. Quindi io pensavo che, prendendo insieme appunto il suo livello di attività, il fatto che si allenasse sempre con i pesi e proprio perché il suo volume muscolare non era esagerato, ho iniziato a seguirlo dicendo ammazza, guarda questo che bel fisico, che obiettivo da raggiungere. E diciamo che per svariati mesi ho continuato a seguire quello che postava. Mi è venuto un attimino un dubbio dopo 3, 4, 5 mesi che vedevo sempre le stesse foto e vedevo quanto era definito questo ragazzo, che un pochino, non dico che sono rimasto sorpreso, però sappiamo che per un atleta naturale possiamo sicuramente raggiungere delle condizioni di body fat importanti se abbiamo la genetica a favore, se riusciamo a costruire delle buone abitudini e stare in deficit calorico a lungo tempo. Ma quando vediamo delle persone che riescono a sostenere questa bassissima percentuale di massa grassa, questa condizione letteralmente shredded, come direbbero gli inglesi, è lì che sorgono qualche domanda, perché se è fatto naturalmente uno si deve chiedere anche l'impatto che questo possa avere sui livelli appunto di testosterone, sui livelli di energia, sui livelli di sonno, che sappiamo che tutte queste cose sono veramente impattate in negativo se noi buttiamo giù la nostra massa grassa, finché restiamo in un range più o meno sano. Metti tra il 11-12% di massa grassa fino al 18% se siamo dei maschi, per le ragazze aggiungiamoci un 10% più o meno. Finché siamo in quel range dovrebbe tutto funzionare, però se noi scendiamo troppo in basso a livelli cosiddetto di starvation, è lì che iniziano ad entrare in gioco potenzialmente, anzi probabilmente, se ascoltate anche diversi bodybuilder che lo fanno proprio per competizione in modo naturale, molti di loro escono con tanti problemi legati appunto al cibo, sono veramente food focused, legati appunto che non riescono proprio a dormire, che non riescono ad avere rapporti sessuali, ovvero avere livelli di energia sostenuti per tutta la giornata. Insomma, tornando a Isaiah Miranda, lo seguivo, pensavo fosse naturale, però dopo mesi e mesi che vedevo queste foto letteralmente shredded di lui, che faceva di tutto e di più, che aveva, sembrava che avesse un sacco di energia, stavo tipo ammazza. Insomma, hai iniziato a ricevere qualche accusa che non fosse naturale nonostante lui dicesse di esserlo. Quindi lui ha avuto la brillante idea di andare a fare tutto un video in cui andava a testare i suoi livelli di testosterone. Cosa è successo? Ha fatto tutto questo video, è andato a testarsi in una clinica, ritorno i risultati e sono ritornati col famosissimo 21 nanograms per deciliter di testosterone. E letteralmente il range ovviamente cambia paese paese, ma il range naturale doveva essere intorno, diciamo, se stavi proprio con il testosterone soppresso, sotto i 400, ma in teoria il range naturale era tra i 400 e i 700, e questo ragazzo è uscito con 21. A quel punto lui dice: vedete ragazzi, sono natural, sono 21, non sto prendendo niente testosterone esogeno, non sto prendendo niente sostanze dopanti, perché come vedete i miei livelli di testosterone sono molto bassi. È lì che sono entrati due canali americani potentissimi, in realtà canadesi ma sempre in lingua inglese, che sono More Plates More Dates, che alcuni di voi conoscono, se non lo conoscete ve lo straconsiglio, e Greg Doucette,
che hanno ovviamente preso, raccolto la palla a falso e hanno fatto un video dicendo: bro, 21, dovresti stare tra i 300 e i 700, cioè 21, te stai male, malissimo, dovresti andare subito dal medico, non è niente da scherzarci sopra, stai veramente causando molti molti problemi al tuo corpo, non solo ora, ma più tempo passi così e peggio sarà anche in ottica futura. Quindi questo ragazzo che pensava di aver dimostrato a tutti di essere natural, è successo che questi due esperti hanno iniziato a dire: in realtà questi livelli si raggiungono solamente se tu hai interrotto e prima avevi magari un protocollo, un ciclo di sostanze dopanti esogene, e quindi il tuo corpo ha smesso la produzione naturale del suo testosterone, quindi tu hai smesso di prendere queste sostanze. 2 o 3 giorni dopo magari sei andato a fare il video per far vedere a tutti che eri natural, e intanto abbiamo visto che eri completamente crushed, i tuoi livelli naturali di testosterone erano così bassi perché ovviamente, probabilmente, chissà per quanto tempo ti stavi a fare qualcos'altro, avevi questi aiuti esterni, anche perché a quel valore di 21 probabilmente dovevi essere veramente morto se eri natural, o comunque dovevi sentirti veramente di merda. E quindi tutta questa cosa poi ha sfociato in lui, che ha provato a fare una risposta dicendo che non è vero, che non lo sapeva, che questo è, lui è nato per questo motivo. Finisce ovviamente per ricevere un sacco di critiche anche da esperti nel campo, non solo No Place No Days, e quindi finisce per eliminare completamente questi due video. Eliminando i suoi video è stato chiaro a tutti che chiaramente questo ragazzino probabilmente non era naturale, e se andiamo a prendere e a ripescare dei video e delle foto attuali, il suo fisico di adesso è molto meno definito, e ovviamente in parte sarà perché il medico gli avrà consigliato di mangiare un po' di più, mettere su un pochino di body fat, appunto perché proprio gli serviva per far ripartire i livelli naturali, la produzione di testosterone e il resto, ma anche perché effettivamente, se adesso è naturale stare sempre per mesi se non anni a condizioni di body fat molto basse, per un atleta naturale per me sarebbe insostenibile, per dire il minimo, e forse anche impossibile, anche molto molto impattante in negativo su tanti altri appunto marker di salute. Quindi volevo fare questo piccolo recap non per parlare male di lui, ma per avere qualche practical takeaway del tipo: uno, magari tu pensi di essere esperto, io ad esempio penso più o meno di capire chi possa fare uso di sostanze rispetto ad altri, ma in realtà non lo possiamo mai veramente sapere, perché entra in gioco la genetica, entra in gioco appunto che alcune persone semplicemente non sembra nemmeno che magari si faccia qualcosa, perché magari non sembrano nemmeno così eccessivamente più grossi o più definiti di altri, eppure comunque non sono naturali. Quindi quella è la prima cosa. Seconda cosa, essere costantemente a livelli shredded di body fat potrebbe, e anzi sicuramente non è conveniente per un atleta naturale. Quindi se tu anche sei natural, e questo l'ho visto anche con alcuni dei ragazzi che seguo io, che vogliono arrivare a percentuali molto molto basse, non è solamente un aspetto fisico di cui devi parlare, ma anche un pochino psicologico, e devi appunto capire veramente perché lo stai facendo. Lo stai facendo per un obiettivo a breve termine, per una motivazione intrinseca, perché vuoi raggiungere quella condizione, o lo stai facendo per qualcun altro? Perché se lo stai facendo per qualcun altro, quando, una volta che tu arrivi a quelle basse percentuali, iniziano ad entrare in gioco altri fattori di cui magari non te ne aspettavi, perché nessuno ne parla, appunto difficoltà ad avere rapporti sessuali perché semplicemente non sei così attratto, no? Oppure appunto difficoltà nel dormire, magari riesci a dormire 2 o 3 ore di fila. E io ho vissuto alcune di queste cose, ovviamente sicuramente non a una scala come altri competitor che fanno appunto le competizioni, ma a volte anche nell'ultimo mini cut, che volevo addirittura provare a fare di nuovo una definizione dopo di quella, ma proprio avevo il food focus a 100, avevo l'energia molto bassa. Purtroppo tutte queste cose succedono se siamo natural, quindi dobbiamo accettarle, dobbiamo essere consapevoli che per arrivare a una condizione di definizione estrema, se di genetica siamo già portati, perfetto. Però se vogliamo veramente scendere sotto il nostro set point di diversi punti percentuale, sarà tosta e andremo incontro a tanti diversi effetti, e magari non tutti positivi, anzi alcuni negativi. Quindi questo era tutto del video, per parlarvi di questo ho appunto raccontato la storia di Isaiah. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciatemi i vostri commenti qua sotto, e fatemi sapere se vi stanno piacendo questi video. Ne stiamo mettendo veramente tanti, ma perché sono stato troppo a guardare, troppo on the sidelines, senza veramente parlare anche di alcune cose, alcune persone, anche per paura e rispetto verso gli altri, ma vedendo veramente il grande aiuto che sta dando Flavio, secondo me almeno, il grande valore aggiunto a questa comunità italiana,
più siamo a parlare di queste cose e meglio è, perché rende appunto tutto più chiaro, sia ovviamente per le persone più esperte che anche per chi si affaccia, quindi meglio dire le cose come stanno, ecco. Ti ringrazio di cuore, stai ancora guardando, io ti apprezzo un sacco, vado a mangiare che c'è una fame assurda, se ti è piaciuto il video lasciaci un like, ci vediamo molto presto, keep improving.